Buongiorno cari fratelli ed amici. La pagina di Deuteronomio 8, come tutta la Bibbia, è espressione di una potenza divina straordinaria. Il testo proposto questa mattina per la meditazione lo troviamo in Deuteronomio 8:5, dove si legge quanto segue: Riconosci dunque in cuor tuo che come un uomo corregge suo figlio, così il Signore, il tuo Dio, corregge te. È un testo diretto che ognuno può considerare rivolto a se stesso. Quando applico questo testo a me e considero la storia della mia vita, mi sento perfettamente analizzato da Dio e perfettamente giudicato da Dio. Grazie a Dio, fin qui si tratta di un giudizio di correzione e di recupero a salvezza. Più volte sono stato sul ciglio del baratro della morte. Più volte ho vissuto lunghi periodi di sofferenza, mi hanno dichiarato riformato per il servizio militare, mi hanno dato l'esenzione per malattia inguaribile, mi hanno detto che non sarei stato in grado di terminare gli studi, di lavorare come gli altri, di avere una famiglia e figli come da gente sana. Tutto vero e documentato, come descritto in questa pagina di Deuteronomio. Devo ammettere di aver vissuto l'esperienza di tanti insuccessi, ma vero è pure che dopo tanta umiliazione, per imparare che non si vive di solo pane, ho vissuto anche esperienze grandiose, giornate radiose di successi, di traguardi raggiunti, titoli di studio, lavoro proficuo, famiglie e figli benedetti, guarigione da almeno quattro malattie considerate non guaribili dalla scienza. Purtroppo ho vissuto anche l'esperienza dell'orgoglio del mio spirito, quando mi sono detto che questi successi erano il frutto delle mie forze, della mia intelligenza, quando mi sono considerato proprietario della mia vita e di tutto quello che possedevo per mio vanto. Dio oggi, come allora nella menzione di Deuteronomio, ricorda a ciascuno di noi di riflettere sulla sua amorevole correzione e disciplina. Ci esorta a capire il fine di bene, la necessità e la bellezza della via di salvezza che ci offre. Leggiamo in Deuteronomio 8, 17 e 18: Guardati dunque dal dire in cuor tuo, la mia forza e la potenza della mia mano mi hanno procurato queste ricchezze. Ricordati del Signore tuo Dio, poiché Egli ti dà la forza per procurarti ricchezze. E in Deuteronomio 8:7, perché il Signore, il tuo Dio, sta per farti entrare in un buon paese, paese di corsi d'acqua, di laghi e di sorgenti che nascono nelle valli e nei monti. L'amore è il movente del piano di Dio per salvarci. L'amore in noi è il mezzo della conoscenza di Dio e la motivazione dell'accettazione di Dio in noi. Grazie Dio, perché oggi ci esorti alla riflessione e rallegri il nostro spirito dicendoci: Riconosci dunque in cuor tuo il mio amore per te. Buona giornata a tutti.